che si possa dire sostanzialmente che la città è ancora chiusa dentro le mura, senza di te. Sì, sì, sì. E però... queste sono foto del 1916, ma soprattutto 17-18. Ecco, la città, vedete, sostanzialmente è ancora chiusa dentro le mura. C'è la rete ferroviaria che in qualche modo viene a condizionarla, dalla cintura, esattamente. È chiaro che l'obiettivo principale per l'aviazione austro-ungarica era rilevare la rete ferroviaria, dato che uno dei problemi con cui si dovevano confrontare gli aviatori austro-ungarici a Treviso, quando a Padova, a Venezia, che venivano a bombardare spesso, era quello di cercare di evitare di colpire i tanti ospedali che nelle città erano realizzate. Perciò, come visto anche gli esposti ad attacchi sulla violazione della Convenzione di Ginevra e così via. Guardate questa foto, ecco, ci fermiamo qua, questa qui credo possa far venire davvero i brividi, perché vedete, quando si parla di urbanizzazione del territorio si vede che tutta la città giardino non c'era, perché c'erano orti, però è stata fatta dopo la prima. Ecco, una cosa curiosa, finiamo qui, sul tema aviatorio, vedete in alto a sinistra l'anello dell'ippodromo, ecco, l'ippodromo di Giubraga era un campo di volo che fu adoperato da squadriglie inglesi che vennero in rinforzo all'aviazione italiana dopo il sollevamento di Caporetto, eccolo lì. La cosa straordinaria è che gli austro-ungarici hanno fatto una fatica terribile a riconoscerlo come campo di volo, nel senso che gli inglesi erano stati talmente abili a mimetizzare da un lato, ma anche a ridurre all'essenziale le strutture, in cui gli austriaci hanno fatto una fatica terribile a capire che da lì si alzavano i cognitori e caccia inglesi. Perciò, se andate a vedere i cavalli, tenete un attimo gli occhi e immaginate qualche biplano inglese. Il parcheggio di Sant'Antemio, sì. Si vede. Sant'Antemio che era già un ospedale. Esatto, quello volevo vedere. Sì, sì, è più a destra. Bene, andiamo.